Senti Nico, io adesso vorrei fare una cosa che insomma è la prima volta che accade all'interno di Why Not in 4 anni di trasmissione. Okay. Ma quando mi hai detto vengono qua i miei genitori, sì, insieme abbiamo pensato, cioè tu mi hai detto una cosa che stavo pensando. Ma magari potresti sentire mia madre che cosa pensa di tutta questa cosa, visto che è anche la prima volta che ti vede dopo 11 mesi. Dopo 11 mesi. E quindi la chiamiamo qua, insomma, Betty, giusto? Betty, non Maria, che prima ho chiamato Maria, non so perché. Insomma, Betty, benvenuta nel magico mondo di Wenop. Vieni magari in mezzo tra me e Nicolò, ok? Vieni un po' più vicino. Ok, benvenuti innanzitutto. Grazie, ciao a tutti. Insomma, torno alla domanda che gli ho fatto a lui. Sì. No? Chi dei due, tra te e tuo marito, ha detto perché quando Nicolò vi ha detto vado in Australia? Allora, quando lui è arrivato con la moglie ha detto dobbiamo farvi un annuncio, l'abbiamo detto è incinta finalmente. Oh, divento nonna! E lui ha detto ma non aspettiamo il bambino, ho detto allora qual è la novità? E dice andiamo in Australia. La mia reazione è stata per vacanza. Che figata! Così veramente, no? A vivere ci hanno detto. No, a vivere, gli abbiamo detto. A vivere. Sì, sì, e io ho pensato che figata, no? E lui è rimasto, lui è un po' più emotivo, assomiglia molto a Nicolò, okay, no? E era entusiasta per questa cosa, perché come dice sempre mio marito, nostro figlio ha un potenziale immenso dentro di lui, no? E quello che noi vedevamo era che conteneva questo potenziale. E sapevamo che poteva fare grandi cose, però vedevamo lui e Laura come adagiati in una vita che secondo noi era troppo stretta per loro. Sai qual è la cosa bella? È che loro non sono venuti a chiederci voi cosa ne pensate. Quindi il fatto, io l'ho visto un uomo, improvvisamente, l'ho visto un uomo, ho visto loro due come una famiglia vera, perché hanno detto noi abbiamo preso questa decisione. Quindi la sua sicurezza, la sua decisione, ha fatto stare tranquillo anche me. Che bello, cavolo. Hai capito? Hai sì, percepito sì. L'uomo? Eh sì, perché lui è sempre stato una persona pieno di dubbi, no? Pieno di insicurezze. E il fatto che prendesse... aveva paura a volare. La prima volta dove sei andato? A Bari per lavoro. Bari, sì. E era una cosa che ho dovuto buttarlo giù a calci dalla macchina perché diceva non voglio andare sull'aereo. E adesso un cambiamento così lo capisci, che dici oh finalmente è uscita la farfalla dal bozzo. Oh, era ora, hai capito? Ecco, ma è stato più forte la gioia di vedere il figlio diventare uomo o il dolore di vedere il figlio andare dall'altra parte del mondo? No, la gioia, perché la io, gioia? Sì, sì, mi sono immedesimata. Se lui mi avesse detto vado da solo, ma lui andava con la sua famiglia. Okay. Sua moglie è la sua famiglia. Cioè come in quel momento lì hai visto, ok, non è più cosa mia già da un po', sì, voglio dire. Esatto. Però adesso ancora di più. Ancora di più, sì, sì, sì. Molto bello. Sì, e poi io dico, era con Laura, e io dico, segui la via del bene e fai quello che vuoi. Oh, ma che bello, se stai quando nel sono bene, arrivate le lacrime però. Quando sono arrivata qua, no, perché veramente la tecnologia è grande, tu con loro sai cosa fanno? Ci chiamano a delle ore improbabili, perché ovviamente adesso sono solo 8, premeranno 10, sì, e dicono solo 8. Venite con noi a Griffith che c'è la mostra delle sculture con le arance, e tu dici, Nicolò, sono le 4 del mattino di domenica, e dicono venite con noi, 1 ora e 35 di videochiamata, no. Sì, o venite con noi a fare la spesa, andiamo a fare la spesa. Ma che la tecnologia spettacolo. È grande. Però quando sono scesa dall'aeroporto, lui e la moglie col palloncino per me. Ho visto la foto, ho visto. No, ah, sì, sì, sì. Sono morta dal pianto. Sì, sì, lì, sì, sì. Lì sì. Non ce la fate. Molto bella, sì, questa cosa. Come avete vissuto il periodo un po' in cui facevano le farma, quindi che non c'era, diciamo, una sorta di concretezza? Allora, loro hanno fatto una cosa grandiosa, non ci parlavano mai dei problemi se non quando erano già risolti. Cioè non ci dicevano, sai che fatica a tirare giù le arance arrampicandosi, avendo questo marsupio con 20 kg di arance, riempire un bin che non si riempie mai. Me l'ha detto no, dopo. Ci hanno detto dopo quando ho trovato il lavoro migliore. Ho capito. Ecco, devo dire che il primo video che ci ha mandato, sai cos'era? Era, tu ti immagini, no, di vedere in Australia con il surf, sì, sotto ascella, no? Biondo magari, capelli lunghi. No, il primo video era... Ragno così. No, una notte, la macchina ferma in questa via in mezzo al niente, pioggia, i tergi che vanno, la moglie è su, e lui incappucciato che trascina un canguro morto per la coda, no, per liberare la strada. È una strada tra Easton e Griffith, okay, quindi in mezzo deserto, e c'era un canguro probabilmente che era stato impattato da un'altra macchina, io non potevo passare, allora io trascino il canguro fuori dalla strada per poter e passare. E gli mandi il video alla mamma. Sì, sì, beh, sì, beh. Però, grazie. Ora oh, no, devi venire dentro. Vieni dentro. Quando è stato quel momento in cui hai detto sono orgoglioso di mio figlio, insomma, c'è stato un momento in questa, tutta questa esperienza in cui l'hai detta a voce alta? Sì, l'ho detto
il giorno 4 maggio 2017, quando sono partiti ed eravamo lì alla Malpensa, a Milano, e lì ho avuto proprio la percezione, la sicurezza che è venuta fuori da dentro di me. Ho detto, sono orgoglioso di mio figlio, ha fatto una cosa grande, più grande di quello che io manco ci pensavo. Nonostante a quel momento c'era soltanto il fatto che stava andando in Australia, quindi non si sapeva nulla di come sarebbe andata l'esperienza. No, ma lui un anno prima aveva detto che aveva deciso di partire. Però fin tanto che non fai, non compi quell'atto lì, sì, dici, caspita, una bella decisione, bravissima. Magari cambia idea. Ma quel giorno ho avuto proprio la percezione in assoluto, ho detto, un grande. Molto bello, molto bella questa cosa. Mi ha fatto piacere avervi qua, insomma, momento storicissimo questo, eh? Momento storicissimo, per cui comunque vada sarà una prima volta questa. Due parole su Griffith, che città è? È una città... Io la immagino come calda. Sì, calda, molto tranquilla, quindi i paesi nelle aree regionali sono così, sono isolati praticamente da tutto. Siamo a 5 ore e mezza da Melbourne, 3 e mezza da Canberra, e... l'ho detto con la pronuncia italiana, fa niente. E 7 ore e 8, qualcosa da Sydney, però a Sydney abbiamo l'aeroporto, quindi con un'ora di volo siamo Griffith a Sydney. Che è subito in aereo, poi noi quindi torniamo in aereo. È una cittadina, rivedi un po' la tua Vigevano? Sì, assolutamente. L'unica cosa che in Italia a Vigevano un'ora sei a Milano, ok? Qua a Griffith non esiste, qui 7 ore, 8 ore per la città, no? O 5 ore e mezza per... Come passate? Cioè, nel senso, come, voglio dire, avete il lavoro? Laura lavora anche lei? Laura sì, ogni tanto fa dei lavori casual come cameriera. Okay. Adesso, ti stavo dicendo prima, Griffith è un'area regionale, quindi abbiamo accesso al visto 187, che dà la permanent residency straight away, cioè da subito. Noi abbiamo applicato per la permanent residency, quindi siamo attualmente in bridging visa A. Quindi mia moglie ha acquistato i diritti limitati per studiare, quindi prima col working holiday visa non poteva. Okay. Adesso può studiare full time, quanto c'ha voglia, lavorare quanto c'ha voglia, inizia adesso il corso molto per bello. Childcare. Quando è il momento in cui, insomma, come vi rilassate? Perché qua a Sydney veniamo qua. Sì. Voi come, insomma, cosa fate lì? Stiamo con gli amici o stiamo a casa oppure andiamo a fare due passi a Griffith nella città, oppure si va in piscina. C'è una piscina, la piscina più vicina in un paesino a 88 km. Ma non c'è. C'è una piscina all'aperto, si fanno le grigliate con gli amici. Siete riusciti a crearvi un bel ambiente? Si coltiva di più il rapporto con le persone, non tanto con l'ambiente, come per dire la spiaggia, questo certo. Intendo come ambienti o come locali. Okay. Sono italiani o australiani questi amici? No, tutti australiani. A Griffith non ci sono praticamente persone straniere, non australiane, che si fermano. Vediamo solo i backpacker che fanno le farm. E noi li conosciamo e poi ci dobbiamo salutare. Questa è la parte più brutta. Sì. Ah, beh. Ma quindi la compagnia di amici, diciamo, è australiana? Tutti. Okay. Penso di conoscere solo io e mia moglie che lavora. No, ma non è una cosa facile, soprattutto qua a Sydney, dove vabbè c'è tutto il mondo qua a Sydney. Esatto. Però è difficile anche tante volte entrare in contatto con gli australiani, perché proprio per quello che hai detto tu, stai 4 mesi, poi ti sposti, quindi anche loro fanno fatica. Come sono? Che tipo di popolo sono? Allora, sono sicuramente più chiusi, non sono abituati agli stranieri, non sono abituati neanche agli accenti stranieri, se non chi lavora con i backpacker. La fortuna che abbiamo avuto è che Griffith è stata fondata da italiani, quindi ha la base italiana, quindi sono tutti figli o nipoti dei primi italiani che sono arrivati. Questa è la chiave. Sì, infatti hanno tutti cognomi e nomi italiani. Questa è la chiave. Appena ci hanno visto dall'Italia, detto, no, ci hanno visto come un legame col loro passato, no? E quindi siamo stati accolti a braccio aperto. Si è passato da una situazione pressoché perfetta per quelli che sono i canoni nostri. Perfetto. Di come siamo cresciuti, sì. Cioè nel senso studia, fatti una famiglia, trovati un lavoro, sì. Ok? Però a un certo punto hai deciso di ribaltare tutto, cambiare, andare dall'altra parte del mondo con la tua moglie, quella che è la tua famiglia, insomma. Quindi hai portato un grandissimo cambiamento alla tua vita. Che definizione daresti la parola cambiamento? Secondo me è una crescita. Infatti nel mio caso è stata una crescita professionale, interiore, ti apre la mente. Sì. Una crescita? Sì, crescita. Perfetto. Sotto tutti i punti di vista. Senti, visto che tu l'hai fatto, tanti lo sognano, c'è qualche consiglio che potresti dare alle persone che in questo momento sono in ufficio come te, stanno sognando da tanto di fare un'esperienza simile?
Allora, per chi vuole stabilirsi qua, non tanto perché vuole fare un'esperienza, ma per chi vuole stabilirsi, la preparazione, quindi prepararsi. Posso assicurare che io non sono un genio dell'informatica, quindi sono una persona nella media, quindi però così se ti prendi male, però tu lavori nell'informatica. No, lo so, però se ti prepari ce la può fare chiunque, no? Okay, okay, okay. Questo è questo che voglio dire, no? Ok. Sono bravo in quello che faccio, però se ti prepari bene, quindi mai venire alla sprovvista, iniziare un anno prima, soprattutto l'inglese, perché se non sai l'inglese sei tagliato fuori. Giustamente. Quindi, esatto, quindi sempre prepararsi, studiarsi i visti, come funzionano le farm, qualsiasi cosa. L'unica cosa che cambierei è che ho guardato, quando imparavo l'inglese, guardavo solo cose in American English e in British English. Quindi quando sono arrivato qua, fatica assoluta con l'accento. Sì, perché è totalmente diverso. Potendo cambiare, probabilmente inizierei solo a guardare roba in accento australiano. Quindi la radio australiana, ci sono delle app su internet. Tu lavori con australiani, hai detto? Sì, sì, sì. Riesci a capirli adesso? Vabbè, quando mi hanno assunto lì, lavoravo solo con australiani, il livello di inglese è proprio stato, si è sempre nato. Tante volte parlano a versi, cioè sì, non dicono parole. Sì, sì, sì. Giusto, me lo confermi? Sì, sì, soprattutto nella country hanno l'accento proprio molto più marcato. Che alle volte cioè uno ti guarda, apre la bocca, esce un suono e sta lì ad aspettare la risposta. Ma cosa mi hai detto? Cioè nel senso. Esatto. Quindi me lo confermi. Esatto. Sì. Però prima o poi si riescono a capire anche questi versi. Sì, no, ci vuole. Sì. All'inizio quando le telefonate, sai anche tu quando ti chiami. Ah no, le telefonate. Telefonate. Immagino la tua ansia anche. Sì, tantissimo. Invece adesso non ho problemi, prendo sul telefono quando voglio, no? L'inglese adesso non ho più problemi, però all'inizio è stata... Cosa hai scoperto di te in tutta questa, in questi 11 mesi? Non mi riconoscevo, perché ho detto, ma veramente sono io che ho fatto questa cosa qua, no? Anche i miei amici, quando gli ho detto di questa cosa qua, non mi credevano, e quindi ho scoperto che posso fare questo tipo di cose. E questa cosa cosa ti dà adesso? Più sicurezza, sono ancora un po' insicuro, però mi dà sicuramente più sicurezza di me stesso, sì. Molto bello, molto bello. Senti, tra 10 anni ti vedi qua? Sì, mi piace tantissimo l'Australia. Con lo quanti, amo quanti bimbi? Quanti bimbi? Vediamo, quello che riusciamo qua a fare. Qua bisogna chiedere là dietro. Quelli che riusciamo ad avere. Non risponde, esatto. Va bene, comunque la chiudiamo qua, cambiamo argomento e okay. Senti, Nicolò, per me è stato un piacere immenso conoscerti. Che per me, grazie. Mi spiace soltanto averti conosciuto così velocemente, insomma, però insomma dalla tua storia a me mi ha lasciato tantissimo, soprattutto a livello storico, perché appunto è la prima volta che due genitori entrano dentro in un'intervista ed è tantissima roba, insomma, ma anche per tutto quello che insomma hai raccontato, anche raccontare i tuoi non punti deboli, no, la tua debolezza, la tua sensibilità, ecco, non è debolezza, assolutamente non è debolezza, anzi la debolezza e non, come dire, non accettare tante volte che magari si ha bisogno di piangere. Quindi, sì. Esatto, quindi il fatto di dirlo, il fatto di raccontarlo, ti ringrazio perché mi hai fatto venire i brividi, insomma, quando ne hai parlato, ecco. Per cui io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo. Grazie mille. Magari la prossima la facciamo a Griffith. Non d'estate perché soffro troppo caldo. No, non farlo, 48 gradi. No, lascia stare. Non farlo. Ok. No. Grazie mille per essere intervenuto, insomma. Grazie mille. Per essere stato nostro ospite. Ciao a tutti. E insomma, un'altra... Quando uno pensa, insomma, che vai a intervistare italiani all'estero, sembra quasi sempre che è sempre la stessa storia, no? L'italiano che prende, che va e che piano piano si struttura la propria vita, no? In realtà, e questa è la vera figata di Why Not, insomma, è che ogni storia, insomma, è diversa. E da ogni storia, anche quella più singolare o apparentemente classica, c'è da imparare qualcosa, insomma. E quello che ho imparato io oggi appunto è tante volte non nascondere la propria sensibilità alle volte, insomma, prepararsi bene, fondamentale, e non lo so, insomma, andare oltre i propri limiti, ecco, provare almeno, tanto tornare c'è sempre tempo, insomma. Quindi io, amici di Why Not, vi do appuntamento a settimana prossima e vi mando un grande saluto, insomma. Ciao! Ciao! Ah, voi state pure lì? Ciao, se ti è piaciuta questa intervista, se ti è piaciuta insomma la storia di Nicolò, che magari viene un pochettino più in qua così almeno lo si vede bene, corredata anche dal pensiero della mamma, quindi per la prima volta insomma una mamma che esprime il proprio pensiero sul figlio che vive all'estero, ma se riesci, se vuoi, metti un bel like, condividila e parla appunto di Why Not con tutto quello che è il tuo mondo, insomma. Grazie mille, ciao! Potete dire ciao. Ciao!
why not? I like it, why not? Hai capito benissimo, I like it, why not? I like it, why not? Hai capito benissimo, I like it.